Eccoci qua, dopo 5 secondi che ho interrotto la scorsa parte, a schivare questi slime blu che ce l'hanno a morte con me. Noi li uccidiamo all'istante. Muori, stronzo. Ok, con legno inizieremo a costruire la nostra prima casetta. Nel mare, yaha. Di grandezza la facciamo così, dai, può andare bene. Allora, ricordate che per costruire una buona casa ci vogliono determinate condizioni. Queste qua sono case abitabili sia da noi che da persone NPC, che sono vari tipi, tipo il mercante, l'infermiera, eccetera, eccetera. Questa qua è una casa mia, quindi non costruirò le robe per gli abitanti, però li farò vedere in un'altra parte. Allora, questo qua, se non l'avessi lanciato, ha con X che si apre il menu degli oggetti. Allora, questo qua è il mio tavolo da lavoro e lo mettiamo qua. Con il quale craftiamo prima di tutto una porta, perché altrimenti non riusciamo ad uscire da questa casa. E la facciamo verso di qua. Verso destra non andiamo. Ops, ho sbagliato oggetto. Verso destra non c'ho voglia di andare. Non c'è tanto sabbia, avete visto. Ok, e così i nemici non possono entrare. Allora, seconda roba utile è il muro. Il muro evita che certi nemici vi rompano le palle e in più vi permette anche una completa protezione. Merda, ho messo male quel muro. E poi il muro serve anche per fare in modo che le case siano completamente fatte bene e abitabili dagli NPC. Ma ne parleremo molto più avanti di questo. Ok, abbiamo finito. Adesso ci craftiamo gli strumenti del mestiere. Tra cui, prima di tutto, una spada per combattere e un martello che mettiamo subito al lavoro perché ho messo male quel pezzo di muro. Vedete che salto sul tavolino da lavoro? Ok, a posto. Ok, e così abbiamo creato i posti primi oggetti del mestiere. Ah, ecco, un'altra roba. I mushroom sono degli oggetti per comprare vita, quindi fatene sempre buona scorta. Potrei creare anche un arco, ma francamente non ne ho voglia. Però le torcette sì. All'inizio ci serviranno molte torce. Più avanti troveremo oggetti che ci faranno fare a meno di loro. Comunque, prima che venga notte, vado un po' avanti e vedo se trovo qualche altro. Eccolo là, tipo. Ah, slime, muori. Notare adesso quanto gli togliamo. Aia. Adesso è molto più facile fare fuori gli slime. Adesso che siamo ben equipaggiati. Allora, prendiamo un po' di roccia che ci serve per quello che vedrete che faremo. Ma porco slime! E ancora, ne arrivano altri. L'unico difetto è che la spada bisogna premere continuamente, mentre con l'ascia e compagnia bella basta tenere premuto. Allora, intanto mi prendo anche quell'altro copper, sì, bronzo laggiù. Uccido per primo questi slime. Ok. Ma porca puttana! In stile sto morendo praticamente. E basta! Un fungo, 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 fungo. Funghi, funghi, mi, quanti funghi. Ok, facciamo subito una massa di funghi che ci servono. Ok, 13 funghi. Siamo a posto per un bel po' di tempo. Po'. Morite, stronzi. Ma sì, ma dai, l'ho colpito, perché mi è saltato all'in... Ancora. Fungo. Ci facciamo di acido, ammettiamolo. Ci piacciono tanti funghi. Cos'è l'inverno? No, pure la slime rosa, no. Slime rosa ha un casino di vita. Per favore. Ho appena iniziato a giocare. Ok. Dobbiamo muoverci perché sta per diventare notte. E di notte tutto cambia. Come in Minecraft.
Arriva l'esercito di zombie assassini che ci vuole fare il culo. Però adesso io come cazzo risalgo? Fatemi un attimo riflettere. Ok. Riflettuto. Ok. Facciamo una specie di scalinata così. Ma sì, ma dai, guardate! Non è possibile. No, non voglio morire, non voglio morire. Oh, po. Ma dai, ma quanti cazzo ne arrivano? Ma sì, ma dai, ma non è possibile. Non sono mai stati così tanto stronzi gli slime. Allora, intanto vi anticipo subito che probabilmente morirò un casino di volte. Perché all'inizio sopravvivere è molto, ma molto difficile. Allora, ormai sta diventando notte, quindi ci conviene entrare nella casetta, appicciando le luci al muro e aspettando che venga giorno, combattendo tutti quanti i bastardoni che ci arrivano addosso. Ma nel frattempo noi creiamo la fornace che ci permetterà di costruire un sacco di oggetti nuovi. La mettiamo qua. Con la fornace possiamo craftare le barre dei materiali che raccogliamo. Tipo adesso posso craftarmi una miriade di barre di bronzo. Ed ecco che arrivano gli zombie stronzi. L'unico vantaggio è che gli zombie non possono aprire le porte a meno che non c'è la luna piena. Quando arriva la luna piena vedete in basso a sinistra scritto The Blood Moon is Rising. Ok. E adesso non so cosa fare mentre aspettiamo che venga giorno. Quindi io interrompo qui la parte. Ma ci vediamo nella prossima in cui non so se sarà ancora notte. Forse la faccio passare prima di riprendere. Ma sì, dai, la faccio passare. Ok, alla prossima parte. Ciao a tutti.